Wow, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo l'arco xeno. Fucile di precisione arco, questa volta del set al neon. Spara una freccia che cade nel tempo, danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. La freccia trafigge i bersagli e attenzione che in quest'ultima frase si racchiude in sé il vero potenziale dell'arma. Allora, innanzitutto quest'arco è possibile rollarlo solamente di energia, come tutto il set al neon, chiaramente anch'esso solamente di energia. Quest'arco utilizza munizioni, celle d'energia, ma non sarà un problema in quanto sprecherà solo un colpo alla volta. Dotato di un grandissimo potenziale, quest'arco secondo me lo metto già tra i primi posti tra tutti gli archi usciti finora. Allora, l'abbiamo percato con un doppio livello critico, un doppio danno critico, elemento energia, e come ultima perk quest'arco infligge tormento. In questo momento la perk di tormento mi risulta veramente, veramente comoda. Il semplice fatto che comunque il colpo riesce a trapassare i bersagli, sapete cosa significa? Ve lo spiego in pochissime parole. Boom, 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 boom. Ovviamente, utilizzando Farra come primario, sappiamo che andiamo a hittare più zombie. Quindi, nel momento in cui l'arco trapasserà tutti gli zombie, otterremo un effetto multiplo appunto sulla perk di Farra. Utilizzando Plasmico nella build, quindi, andiamo a incrementare un boom ulteriore tra tutti i boom che sono presenti. E per boom sto intendendo comunque che il colpo trapassando i nemici avrà l'effetto di Farra multiplo e anche l'effetto di Plasmico multiplo che andrà avanti nel tempo insieme al tormento. Qualcosa di veramente veramente rotto. Trapassando i nemici non posso fare altro che farvi notare che quest'arco riesce a trapassare anche gli scudieri e anche quelli col frigorifero in mano. Ebbene sì, raga, quindi non sarà più un problema con quest'arco uccidere né i frigoriferi e né quelli che ci pushano con lo scudiero, perché appunto quest'arco se ne sbatterà, in poche parole, riuscirà a trapassare qualsiasi nemico nella sua traiettoria. Se poi, come vi dicevo prima, utilizziamo Farra come primario, che ovviamente è l'eroe basato sugli archi, quindi ci facciamo una bella build apposta per gli archi, diciamo che quest'arco diventa proprio qualcosa di rotto. Possiamo notare in certe situazioni come l'effetto a catena continui anche a generare l'effetto di plasmico a sua volta. Veramente, raga, io sono rimasto senza parole da quest'arma. Me l'aspettavo forte, perché diciamoci la verità, comunque un arco che trapassa i nemici già più o meno ti fai un'idea di quello che potrebbe essere. Ma sinceramente non me l'aspettavo forte fino a questo punto. È vero, forse sul bersaglio singolo non sarà al massimo, ma raga, durante le nostre missioni, non su bersaglio singolo, quindi su multi bersaglio, quindi su multi target, in certe situazioni secondo me è pure meglio dell'arco esplosivo, è pure meglio di molte altre armi comunque con danno da impatto, e chiaramente rispetto magari ad un lanciarazzi sprechiamo molte meno risorse, sia per munizioni raggio sia per munizioni celle energetiche. Comunque quest'arma utilizza solo una cella energetica, come vi ho detto prima, quindi secondo me l'unica cosa che dovrete fare attenzione con quest'arco è appunto non divertirvi troppo, in quanto sennò secondo me finirete per non utilizzare più gli altri archi. Comunque, dicevo, sul multi-target, raga, secondo me è una delle armi più fenomenali. Ovviamente con l'effetto di tormento poi vi basterà comunque hittarli e vederli morire da soli, ed è sicuramente un'aggiunta molto molto importante per quanto riguarda gli archi. Comunque, molti di voi si chiederanno: come faccio a trovare quest'arco, Kino? Mi piace veramente un sacco, lo vorrei utilizzare anch'io. Ragazzi, per trovare quest'arco vi basterà controllare i lama a raggi X. Come vi ho anticipato nel video di ieri, quest'arco, ha detto la Epic, che è possibile trovarlo in qualsiasi lama. Infatti controllate sempre i vostri lama giornalieri. Qualora vi capitasse il lama raggi X, beh, fatelo subito vostro, perché è veramente un arco che merita tantissimo. Se posso essere sincero, sul multitarget quest'arco è anche il mio preferito per il momento. Ovviamente poi ci sono archi con utilizzi differenti, faccio un esempio del canto d'amore. Per esempio, il canto d'amore è molto utile per stordire gli smasher e cercare di farli perdere quei 10 secondi in più, magari in una modalità tipo endurance, no, dove arrivano smasher in quantità. Diciamo che stordire uno smasher e lasciarlo riposare per 10 secondi molte volte ci tornerà molto molto utile. Con quest'arco invece, secondo me, possiamo veramente utilizzarlo per difendere nelle nostre missioni di tutti i giorni. Non sarà un problema quando nascerà lo scudiero, non sarà un problema quando nascerà il frigorifero, l'arco in sé trapasserà qualsiasi tipo di nemico. Se poi ci abbinate plasmico nella build insieme a Farra, otterrete quell'effetto a catena che vi ho anticipato a inizio video e che penso starete notando da questo gameplay, che veramente è dotato di un potenziale veramente pazzesco.
Ragazzi, io assolutamente quest'arco ve lo consiglio al 100%. Ci sono archi su cui non sono molto d'accordo, è vero, d'altronde non si possono fare tutte le armi OP, ma se c'è una cosa che voglio dirvi su questo, assolutamente raga, cercatelo e potenziatevelo. Passiamo un attimo alla build utilizzata per questo video. Allora, abbiamo utilizzato Farrah Cuor di Pietra come primario. Chiaramente Farrah è l'eroe studiato appositamente per gli archi, quindi non possiamo fare altrimenti. Cioè, possiamo fare altrimenti utilizzare il soldato? Assolutamente sì, ma non vi conviene. Farrah riesce a ottenere veramente un potenziale molto molto più promettente. Il vantaggio squadra di totalmente rock, quindi i due eroi musicali. Semplicemente trapassando molti nemici abbiamo più probabilità di critico, riusciamo a entrare in modalità totalmente rock molto più facilmente. Entrando in modalità totalmente rock, appunto, critteremo molto più facilmente anche lì, e quindi otterremo un potenziale veramente veramente elevato. Poi, come abbiamo detto prima, abbiamo messo plasmico, ovviamente, così il colpo, trapassando tutti i nemici, riuscirà a ottenere quell'effetto a catena, senza contare che poi con l'effetto di Farrah che continua a danneggiare i nemici con il tormento, riuscirà anche a generarsi l'effetto di plasmico nuovamente senza neanche il bisogno di sparare di nuovo. E poi rispettivamente le due perk per i cecchini: colpo sicuro, quindi incrementiamo il danno critico dei fucili di precisione, e aumentiamo anche il danno base. Poi sapete, questa build è incentrata sul massimo potenziale dell'arma. In questa missione ve la sto facendo vedere in singolo perché veramente è qualcosa di fenomenale già in singolo, non immagino pensare in un gruppo di 4 persone, ma come potete vedere già in modalità singolo veramente non c'è paragone, non c'è storia, quest'arco è troppo troppo comodo e forte. E che dire ragazzi, io spero di non avervi scocciato troppo con questa parlantina, quindi per oggi posso pure fermarmi qui. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione, se vi piace quest'arco, se vi è piaciuto il video, eccetera eccetera. Sappiate che comunque venerdì notte uscirà nuovamente un altro arco, la vedo dura che comunque sia meglio di questo, diciamoci la verità. Se posso dire un'opinione del tutto onesta, sinceramente quest'arma la utilizzerò molto molto spesso, sia per il suo potenziale, sia per il suo divertimento, sia per il senso di soddisfazione che ti dà quando vai a trapassare tanti nemici e vedi l'effetto comunque di Farrah che effettua danno ad area, uccide tutti quegli zombie che sono circostanti, eccetera eccetera. Perché come vedrete, appunto, l'effetto di Farrah più l'effetto di plasmico, l'effetto trapassante, sono veramente più forti del colpo singolo in sé. Comunque raga, colgo l'occasione per invitarvi tutti sul mio nuovo gruppo Facebook, link in descrizione insieme al link di Discord. Comunque raga, colgo l'occasione per ringraziarvi tutti. Vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Ovviamente non è obbligatorio, ma farebbe molto molto piacere. Molto presto torneremo anche con le live. Ragazzi, vi chiedo scusa se in questo periodo sono stato anche abbastanza inattivo per quanto riguarda le live, ma purtroppo con tutte le storie che stanno succedendo in questi ultimi giorni, la mia connessione diciamo che non regge molto questo tipo di cose. Comunque, vi ringrazio della visione, io per oggi non posso fare altro che salutarvi, e noi ci vediamo sicuramente col prossimo episodio. Bella bella!